Do subito il benvenuto a Pietro Origlia, trader indipendente. Buon pomeriggio Pietro, ben ritrovato. Ciao Alessandra, buon pomeriggio a tutti, eccoci qui. Pietro, ovviamente ieri il market mover principale era la guerra scoppiata effettivamente a tutti gli effetti in Ucraina. Ti chiedo oggi che cosa è che guida questo rialzo, questo rimbalzo, a che cosa è dovuto? Beh, allora, il rimbalzo dobbiamo dire che fa seguito al rimbalzo che abbiamo avuto ieri sera a Wall Street per due motivi principali. Innanzitutto, e tu lo dicevi anche in precedenza, credo che il mercato abbia colto positivamente le sanzioni blande messe in campo al momento da Stati Uniti ed Europa, ma soprattutto a Wall Street si è aperta la strada, e secondo alcuni rumors, e poi trasferita anche in Europa, che in questo contesto, e che è divenuto difficile perché la situazione geopolitica, inutile nasconderla, è diversa dalle altre guerre. Questa è una guerra diversa da quelle che abbiamo vissuto negli anni, nei decenni precedenti. È una guerra praticamente alle porte dell'Europa, apre le porte per un cambio, nuovamente un cambio di rotta da parte delle banche centrali. Banche centrali che prima erano aggressive, fino a una settimana fa noi scontavamo oltreoceano 6/7 rialzi di tassi di interesse, una BCE anch'essa che poteva cambiare la sua politica monetaria, uscire un'inflazione che rimane alta. E invece con il conflitto, con le misure che anche se blande porteranno ad un rallentamento dell'economia, sicuramente le banche centrali cambieranno la propria visione in tema di politica monetaria. E quindi i mercati guardano questa situazione positiva e quindi in questo contesto noi abbiamo visto ieri il rimbalzo dei listini statunitensi che oggi poi si era trasferito in Europa in apertura di giornata, però poi l'ulteriore carburante è arrivato da quello che tu dicevi, ovvero questa possibilità di colloqui tra Russia ed Ucraina. E si parla di Minsk, anche se, e come giustamente tu sottolineavi, credo che la cosa buona e giusta sarebbe farlo in un territorio, tra virgolette, neutro. E Certo. quindi il mercato ora guarda a quello che si svilupperà, perché rimaniamo sempre dell'avviso, rimango sempre dell'avviso che in questi momenti l'analisi tecnica e i grafici contano fino a un certo punto e saranno mercati condizionati, mossi da, appunto, dalle notizie che arriveranno. Il weekend sarà un weekend importante. E poi l'apertura di lunedì, anche questa sarà sicuramente importante in base a quello che succederà in queste 48 ore. La cosa che rimane veramente sbalorditiva è come nello spazio di, possiamo dire, di pochissime ore, la Russia abbia praticamente fatto capitolare l'Ucraina nello spazio veramente di neanche 2 giorni. E questo è veramente disarmante, la potenza di fuoco che ha avuto questo Stato nei confronti appunto dell'Ucraina, che ricordiamocelo, il grido d'allarme lanciato appunto dal Premier, tra virgolette, lasciato solo. Ma era quello che praticamente si diceva anche la settimana scorsa. Tutti buoni, tutti bravi a dare indicazioni, a aiutare, ma poi nei fatti credo che pochi sono stati, o sono gli europei che andrebbero a morire per l'Ucraina. No, assolutamente sì, ma non è, non, non, beh, qua non credo che sia anche un necessario morire, nel senso che se ci fossero delle sanzioni, come dire, pesanti, sanzioni vere che colpiscono il nemico lì dove fa male, c'è cioè il comparto energetico, perché la Russia sta finanziando la guerra con i soldi dell'Europa, ogni giorno le entrano 700 milioni di euro che paga l'Europa per fornirsi gas principalmente e non soltanto. Quindi io capisco poi le esigenze dell'Europa, io non è che non capisco, lo capisco perfettamente, perché senza gas non si accende niente, non è che noi non ci scaldiamo a casa, non partono le aziende, non parte l'attività. Però visto che la von der Leyen stessa ha detto qualche giorno fa che ci sono gli stoccaggi per andare avanti questo inverno, io personalmente non me ne capacito della decisione di non reagire, perché stanno lasciando le persone morire a tutti gli effetti. Dunque ci sono le persone più importanti di me, loro prendono queste decisioni, noi cerchiamo di capire il massimo che possiamo capire sui movimenti del mercato. Però io vorrei semplicemente dare lo sguardo rapidamente al comparto energetico e delle materie prime,
prime perché vedo dei cali significativi del petrolio e dell'oro. Pietro, non lo so adesso se sono due commodities che stai seguendo, però Sì, assolutamente, certo. si possono dare dei prossimi target perché la vera volatilità è proprio anche qua. Certo, allora il gold, classico bene rifugio, oggi va incontro. E se noi dovessimo vedere le candele giornaliere che hanno fatto ieri oro e petrolio e natural gas, ci accorgiamo come la candela di ieri, ovvero spike sui top di periodo e poi chiusura vicini ai minimi di giornata, già ci segnalavano un possibile cambio di rotta sui mercati finanziari. Oggi la debolezza continua anche sul gold, credo che l'oro possa andare a ritestare le ex resistenze, ora supporti, area 1870 e la tenuta di questi livelli potrebbe ancora oggi rappresentare un'occasione d'acquisto e confermare quel trend rialzista che si è innescato tra fine gennaio e inizio del mese di febbraio sul classico bene rifugio. Per quanto riguarda il petrolio, credo che anche qui top Inc. WTI nella giornata di ieri, 100 dollari, chiusura quasi sui minimi di giornata, oggi ulteriore candela negativa da parte appunto del WTI, 91 dollari. Credo che il WTI, il petrolio, abbia scontato quasi tutte le news positive, tutti gli elementi positivi. Credo che 100 euro rappresentavano un target importante, però nel caso in cui il conflitto dovesse trovare una soluzione, e credo che non sarebbe una sorpresa andare a rivedere anche i prezzi dell'oro nero in direzione dei primi supporti ex massimi del 2021, ovvero a Ecco, mi sa che abbiamo perso Pietro, almeno così sembrerebbe. Cercheremo ovviamente di ripristinare il collegamento giusto per sentire quali sono appunto i target e supporti e resistenze importanti, livelli importanti da seguire sul petrolio, perché bisogna dire che in queste giornate i movimenti principali sono stati, oltre l'equity, anche il comparto energetico. Pietro, ci sei? Ci sono. Dicevo che il WTI potrebbe scendere anche in direzione di area 84/85, che sono gli ex massimi toccati tra ottobre e novembre del 2021. Quindi una fase correttiva che potrebbe appunto arrivare anche dalla de-escalation della situazione che c'è presente tra Russia ed Ucraina. Infatti stavo appunto per chiedere se invece l'OPEC, che c'è la riunione settimana prossima, poi che riunione che sarà secondo me molto molto tesa perché probabilmente è una riunione dell'OPEC Plus e probabilmente ci sarà anche il Novak, il russo Novak, ministro dell'energia, quindi hanno immagino poco spazio di manovra o come la pensi può essere market mover per il mercato o meno? Sicuramente sarà un market mover, ma io non oso immaginare la situazione che si creerà appunto tra questi paesi e tra le personalità appunto che presenzeranno alla riunione dell'OPEC Plus. Quindi sì, potrebbe essere, sicuramente sarà un market mover, però credo che i prezzi in questa fase del mercato che avevano anticipato questa escalation militare, credo. E da questi livelli si può andare incontro ad una fase correttiva per quanto riguarda il WTI. Allora, per quanto concerne invece l'oro, sto vedendo l'oro sotto i 1900 dollari all'oncia, quali sono i tuoi prossimi target? Beh, io sul gold, dicevo prima, l'area dei 1865-1870, questa fase correttiva può proseguire e la tenuta di questi livelli può rappresentare una nuova buy opportunity per quanto riguarda il gold. Allora, vado a leggerti qualche domanda e poi torneremo sui mercati USA per vedere anche lì la situazione, giusto per capire se ci sono delle buone opportunità d'acquisto, considerando che gran parte dei titoli si trovano in mercato orso. Ci scrive Gennaro di Brescia: è il caso di entrare long su Enel, il rialzo è solo motivato dal forte calo di ieri o siamo di fronte ad un ritorno in positivo del trend? Grazie mille, Gennaro di Brescia. Allora, Enel è stato, l'abbiamo più volte detto con te, è stato forse uno dei titoli deludenti del Eh 2021 sì. insieme a Leonardo. E oggi abbiamo il settore utility che sta rimbalzando e rimbalza soprattutto anche
per le notizie, appunto, per i rumors della BCE, perché un cambio di passo della BCE, quindi non alzare i tassi di interesse sicuramente su queste società maggiormente indebitate, poteva avere, appunto, il rialzo dei tassi, poteva avere un impatto negativo. Oggi c'è questo rimbalzo che non cambia il trend in corso, perché il trend rimane chiaramente ribassista. Il movimento di ieri, il recupero dei minimi di ieri e il movimento odierno lo leggiamo come un normale rimbalzo tecnico. Per avere un segnale di forza, credo che i prezzi dovrebbero portarsi sopra area 6,85-6,90. Sopra questi livelli sicuramente avremmo un segnale di forza e inizierebbero ad esserci dei primi segnali positivi che potrebbero mettere in un angolo quella correzione, appunto, partita all'inizio del 2021. Ricordiamoci che a inizio del 2021, 12 mesi fa, 13 mesi fa, valeva 9 euro il titolo Enel. Ieri abbiamo visto i 6 euro. Allora, un parere su Eurotech ci scrive Carlo invece. Ma per quanto qui andiamo su una mid cap, titolo che oggi recupera gli ex supporti che abbiamo perso nella giornata di ieri, gli ex supporti posizionati in area 4,65-4,67, importante questo recupero. Ora però, per avere un segnale di positività, il titolo dovrebbe breccare la soglia dei 5 euro. Sopra i 5 euro si dovrebbero avere degli allunghi in direzione di area 5,15-5,20 e a proseguire l'area dei 5,40. Quindi importante però sarà la tenuta, appunto, dei minimi che abbiamo perso ieri, ovvero 4,65. Nel caso in cui si tenessero questi livelli, il titolo potrebbe, appunto, proseguire il recupero che si è innescato con quell'hammer disegnato nella giornata di ieri. Allora, andiamo a vedere un altro titolo che si chiama, spostiamoci a Wall Street, si chiama Block, il ticker SQ, perché in premercato stava correndo letteralmente. Ovviamente si chiamava Square in passato questa azienda, ha riportato comunque profitti, insomma, trimestrali superiori rispetto alle previsioni e ti chiedo naturalmente un parere. Se non sbaglio, credo che ce l'hanno chiesto anche settimana scorsa, perché proprio me lo ricordo Sai, come il ce l'hanno titolo. chiesta, non sono sicura se era settimana scorsa, ma sicuro di questo titolo ne abbiamo parlato io e te. Bene, allora, ieri il titolo disegna quasi un engulfing sporco. L'engulfing sporco, in analisi tecnica, è un pattern di inversione, è la candela giornaliera che ingloba al rialzo, ingloba la candela della seduta precedente. Sporco questo engulfing, oggi conferma questo segnale con un rally del 23%. Credo che se in chiusura ci dovessimo confermare sopra area 115-116 dollari, il titolo ha ancora ampie possibilità di proseguire il suo recupero, perché il prossimo target rialzista sarebbe posto in area 128-130 dollari. Quindi bel recupero da parte del titolo, soprattutto bel recupero con la candela che abbiamo visto nella seduta di ieri. Allora, ci scrive Pietro di nuovo, perché ci avevo scritto già nel corso di questa giornata, un'analisi di Upstart, il ticker UPST, non conosco onestamente il titolo, però potrebbe capitare ovviamente. È quotato sul Upstart Nasdaq. Holding. Ok, Sì, esatto, quotato sul Nasdaq andiamo. 3,38 di rialzo. Sì, andiamo subito a vedere anche questo titolo. Al momento 2,80, 135 dollari, è titolo che aspettiamo sembrerebbe aver voglia di proseguire quel leggero recupero a cui abbiamo assistito dai minimi di gennaio, anche se poi abbiamo visto la correzione che se n'è scata dal 17 di febbraio. Anche ieri, candela importante su questo titolo, perché questa è veramente un engulfing rialzista, ovvero la candela che ingloba praticamente e completamente quella della giornata di mercoledì. Oggi prosegue e credo che il recupero di ieri può spingere il titolo in direzione poi delle prossime resistenze 159-161 dollari. Quindi un titolo, appunto, che ha le carte in tavola per proseguire, appunto, questo recupero che abbiamo visto ieri. Allora, andiamo a vedere invece a Wall Street un altro titolo estremamente interessante, specie per i movimenti di oggi, si chiama ETSY, il ticker è ETSY, quindi comunque i movimenti sono completamente legati alle trimestrali, 11,64 di rialzo, ecco magari anche un livello d'uscita, non solo d'entrata.
Beh sì, naturalmente. Allora, titoli Rally più 11,52%, però ricordiamoci, rimbalza dei minimi, perché noi ieri abbiamo toccato un minimo di periodo in area 100, 108,80-109 dollari. La maggior parte dei titoli che stiamo vedendo ha disegnato questo pattern di inversione che è appunto l'engulfing rialzista. Oggi prosegue, al momento però neanche un'ora e 20 di contrattazione abbiamo un hammer rialzista, prezzi che si stanno portando in direzione delle prime resistenze, 149 dollari, oltre i quali il titolo troverebbe ancora maggiore forza e a quel punto il recupero potrebbe anche spingersi in direzione di area 162 e a proseguire area 170. Inutile dire che chi ha titoli in portafoglio è da uscire sotto i minimi che ha toccato ieri, perché sotto quei minimi si aprirebbero ulteriori spazi al ribasso. Ultimissima domanda, Pietro, ovviamente me ne rendo conto che è anche molto difficile. Che cosa possiamo aspettarci settimana prossima, in particolar modo da Piazza Affari, i titoli europei e non soltanto, insomma, dell'equity in generale, considerando il conflitto in corso o è decisivo questo weekend? Allora, guarda, io oggi ho fatto vedere a chi mi segue una tabella, una statistica di tutte le guerre, di tutti i conflitti dalla prima guerra mondiale ad oggi. E la statistica cosa ci ha detto? Che praticamente nel corso dei, se all'inizio, i primi giorni, sono performance negative, nel corso poi dei mesi, 6-12 mesi, le performance sono sempre positive, alcune di esse in doppia cifra, soprattutto se il conflitto è di breve durata, perché al mercato non piace l'incertezza. Ahimè, è brutto da dire, però il mercato guarda, ha una soluzione veloce, chi vince o perde, il mercato non guarda in faccia a nessuno, il mercato guarda, ha una soluzione veloce perché l'incertezza non paga mai e in questo caso, ed era quello che ti dicevo io all'inizio, la Russia che in 48 ore riesce ad arrivare fino a Kiev e praticamente chiede quasi la capitolazione del paese. È un qualcosa che il mercato all'inizio non poteva neanche immaginare perché si pensava una guerra molto più lunga da quello che ci raccontavano dall'Ucraina. E invece il mercato guarda anche questo in maniera positiva ed è normale dirlo che il weekend, come lo dicevo prima, sicuramente poi detterà il ritmo all'apertura dei mercati lunedì. Se dovesse esserci questo incontro, se la diplomazia prenderà le redini di tutto e metterà da parte le bombe, i missili, allora sì, sui mercati ci potrebbe essere un importante recupero e potrebbe essere un recupero veramente poi importante che potrebbe appunto portare i prezzi a recuperare molto di quello che hanno perso, anche se oggi l'abbiamo visto, credo che Piazza Affari ha recuperato quasi quello che aveva perso ieri. E quindi tutto dipenderà da quello che succederà nel weekend. Nessuno ha la palla di vetro, però la statistica poi che ho fatto, che oggi facevo vedere, è un qualcosa che poi serve perché dal passato, il passato ci insegna, ci aiuta a capire come poi si svilupperà il futuro. Grazie mille, come sempre, a Pietro Rile, trader indipendente. Grazie per essere stato con noi. Buon weekend e alla prossima. A te Alexandra, buon weekend a tutti.